Io Paolo, dopo dovevo chiudere un attimo e chiedere a Monia che ci dà la sua esperienza dell'era in Emilia Romagna, un attimo. E intanto magari te la puoi segnare, quindi... Sì. Altre domande? La questione di ieri, perché dobbiamo chiudere, sta chiudendo la libreria. L'esperienza che ho vissuto a Ferrara l'ho vissuta quando loro erano fra l'altro consigliere comunale nel mio comune a Porto Maggiore e ho visto come è venuto l'ingresso in ERA. Per cui sono arrivato in consiglio a dirci che era il modo per far risparmiare i cittadini, per dare un servizio maggiormente efficiente, per abbassare i costi dei vari servizi erogati e per fare questo è arrivato però improvvisamente in consiglio comunale una paurosa sottovalutazione della stima dell'azienda che prima gestiva i servizi dell'acqua, del gas, dei rifiuti urbani, scambio eccetera. Di uno scambio di quote. Erato. Esatto. Fatto su valori. Sì, ma proprio perizie sbagliatissime. Volutamente sbagliate, tant'è che le nostre obiezioni ma non sono sottostimate. E no, perché nello stato attuale, perché ci sono delle perdite, no, perché la gestione del servizio, no, perché è difficoltosa. E passò, noi no, fortunatamente devo dire che tenevo duro, però passò. Il risultato fu che il mio comune, come gli altri comuni, non contavano più assolutamente nulla. Quando ci sono disservizi, quando ci sono problemi, quando c'è da decidere le tariffe, quando c'è da decidere l'intervento, quello che si può fare è zero. Le tariffe tutte sono schizzate in alto, costosissime. Gli stipendi del consiglio di amministrazione in compenso invece hanno veleggiato verso limiti indescrivibili e quando ancora da consiglieri chiedevamo di conoscere come venivano determinate le tariffe ci spiegavano non si può, è una SPA, è comunque una multi utility, turbativa del mercato. Non si può dire come vengono indicate le tariffe, non si può dire come viene erogato il servizio e non ci si può in un qualche modo intromettere perché c'è una quotazione in borsa. Sì. Ora era abbiamo vinto il referendum dell'acqua pubblica. Abbiamo vinto il referendum per l'acqua pubblica, è una presa in giro. Quando abbiamo a che fare con società per azioni, significa che può anche essere un'entità del tutto pubblica, ma che risponde al diritto privato, una società per azioni e che in quanto tale insegue il profitto, non, come dire, in qualche modo il fabbisogno e la necessità dei propri cittadini.